tempo fa. Un ricco mercante e la sua bella moglie vivevano in una bella casa ai margini della foresta. E così Vassilissa, dopo un mese, ebbe una nuova madre e due nuove sorelle, o come si suol dire nelle fiabe, una matrigna e due sorellastre. Devo sentarmi per un lungo viaggio che mi porterà al di là del mare per molto e molto tempo. Mi raccomando, non farmi stare in pensiero. Se ci sono problemi, chiama! Scusate, signori, devo fare un ripasso di storia a questo attore. A quei tempi il telefono non c'era! Tu dovrai pulire tutta la casa, spazzare il cortile, fare il bucato, preparare da mangiare per 10 persone. E poi, quando avrai finito, in quell'angolo separare la lana vecchia dalla lana nuova. E quando sarò tornata, se non avrai finito, io ti mangerò! Ma come il fuoco della strega entrò nella casa? Si accese il camino e la casa tornò a scaldarsi. Si accese la stufa e le vivande tornarono a cuocere. Si accese la lampada e tornò la luce.